платье с стальноклювным рукавом. Oggi ritorniamo a parlare del nostro cartamodello base del vestito con manica kimono. Io ci ho pensato tanto che modello di vestito darvi oggi. E sono arrivata alla conclusione che un vestito semplice così serve un po' a tutti. Non vi farò vedere come taglio e imbastisco perché ormai lo sapete già. Vi farò vedere solo i passaggi che non conoscete. In cosa è particolare il modello di oggi? Nel fatto che è un modello che vi potrà essere utile in qualsiasi momento. Magari arriva un momento in cui verrete invitati all'ultimo ad una cena o ad una festa. E un modello così facile che lo potete realizzare in un attimo ci fa solo che comodo. Scolo a barchetta, vestito dritto lungo fino al pavimento che indosserete con i tacchi. Davanti è così. Una scolatura a barchetta va sempre bene perché ti permette di indossare qualsiasi gioiello preferisci. Ti dà la possibilità di giocare come vuoi con le bigiotterie. Sul dietro abbiamo una scolatura a V e uno spacco molto alto. Un vestito semplice ma molto alla mano. La cucitura davanti la salviamo, a volte qui sotto, se no bisogna prendere un po' e questa cucitura ce lo permette. La stessa manica corta di sempre, anzi possiamo accorciarla un po' come abbiamo fatto sul vestito nero. Posizioniamo il nostro cartamodello, lo allunghiamo, costruiamo la nostra barchetta davanti e alla prova vedrete come un vestito semplice dà un tocco elegante ed effetto. Io ho già fatto vestiti di questo tipo, per questo lo so già. Guardate, dalla linea vita in giù io prendo un metro e poi altri 3 cm per l'orlo. Voi prendete le vostre misure. Vedete qui, vi ricordate che avevamo ristretto di 1,5 cm? Invece adesso dalla linea bacino andiamo dritti in giù. Lunghezza, messa, centro davanti, cucitura, ora costruiamo la barchetta. Ricordate che ieri abbiamo costruito questa scollatura a V. Ecco, da questo punto noi costruiamo la nostra barchetta. E da qui in giù mettiamo 7 cm, dal punto alto mi raccomando. Vedete, viene fuori così la nostra barchetta, anzi un po' meno di 7, voglio che la barchetta passi appena inizio collo. Meglio approfondire meno adesso e vedere alla prova se ci sarà da togliere ancora, perché io voglio che venga proprio a barchetta a barchetta. Verrà fuori un vestito molto elegante, anzi, un vestito così elegante io consiglio averlo nell'armadio perché prima di tutto è molto comodo. Vestiti semplici così ti danno la possibilità di scegliere qualsiasi gioiello piace di più e giocare di fantasia. Dietro faremo un bel spacco. Un vestito dritto così, senza aver apportato nessuna modifica, scolo a barchetta, ora imbastisco cucitura centro davanti ed è pronta. È pronto il davanti. Non dimenticate di segnare linea vita. Non so se avete fatto caso che segnando la nostra linea vita noi non abbiamo più problemi che ci venga qualcosa storto. Mettiamo la stessa lunghezza di prima, un metro, poi altri 3 cm. Dalla linea vita un metro perché lo vogliamo lungo. Io apposta vi faccio vedere un modello così per evitare quelle volte dove non sai cosa metterti per uscire. Linea centro dietro allunghiamo. Ora, dalla linea vita in giù, su 40-43 cm più o meno, comincia il nostro spacco. Io dalla linea vita ho messo 43, voi vedete come volete
Guardate che bel spacco lungo è venuto fuori. Ci sarà anche l'orlo, ma lo stesso viene lungo come lo voglio. E 5 centimetri larghezza. Quando lo indosserò, vedrete che bello è questo vestito. Ora, qui sul dietro la faccia è un po' più profonda alla V del vestito nero di ieri. Così. E non proprio così dritta, ma un po' curvata, una linea morbida. Ora tagliamo il dietro. Sullo spacco metteremo delle marche. Quando imparerete a fare vestiti di questo tipo, passerà la paura che non avete niente da mettere per le feste. Aia, non avevo disegnato la linea fianco fino alla fine, questa qui. Ricordiamo che andiamo senza stringere. Sia il vestito della prima lezione che questo che è l'ultimo si chiamano vestiti eleganti. Forse quando faremo la prova sfiancheremo un po', ma forse anche no. Io non ho proprio una vita sottile da sottolineare. Per prima cosa iniziamo dallo spacco, riportiamo la linea guida e la imbastiamo. Così la segniamo una volta. Non abbiamo fatto chissà quale modifiche, abbiamo semplicemente fatto lo scolo a V dietro, la barchetta davanti, allungato e costruito lo spacco. Altro non abbiamo fatto niente. Il nostro primo vestito si è un pochino trasformato. Adesso imbastisco centro dietro. Il mio spacco io l'ho fatto molto alto. Ora, nonostante un tessuto in tela, devo segnare la linea guida dello spacco, cioè la linea dove si piega. La riportiamo anche dall'altra parte. Mettiamo dei spilli, in modo da sapere dove è precisa. E continuiamo la nostra linea centro dietro in questo modo. Se sceglierete un colore bellissimo, accessori belli per questo vestito, un vestito che si fa così veloce avrà un effetto e ci salverà da tante situazioni last minute.
И вот такое быстренько нарасхое платье послужит очень-очень-очень хорошую службу нам. Io facendo le lezioni con voi mi sono già cucita il vestito con collo alto e tasche. Sto finendo di cucire quello con gonna rotta e sto pensando, perché non riesco a farne a meno, di cucire l'abito camicia. I modellini sono venuti fuori talmente bene che non ce l'ho fatta a buttarli via. Li ho passati alla sarta e le ho detto di cucirli. Come non farli se sono così belli? Sono stata da poco ospite di una mia amica. Lì c'era una conoscente di questa mia amica che io non conosco. Avevo chiesto come mai fossi venuta vestita con un maglione in lana e mi hanno detto che lei è da 18 anni che mette sempre lo stesso maglione. Ragazze, io quando ho sentito l'ho fissata con gli occhi sgranati senza rendermene conto che magari non è da persone educate, che addirittura i miei mi hanno detto: dovevi vedere la tua faccia quando hai iniziato a fissarla. E io gli ho risposto: capisco tutto in questa vita, ma come fai a mettere per 18 anni lo stesso maglione? Vedete, sia da una parte che da un'altra segniamo la linea guida dello spacco, così capiremo meglio come viene lo spacco. Dopo uniamo e imbastiamo tutto. Me lo metto con i tacchi, qualche gioiello, così capirete quanto è bello questo vestito. Semplice ma elegante. Ma la cosa più importante è che nessuno mai dirà che è un vestito così semplice. Ovviamente un vestito lungo scuro fa una silhouette molto sottile. Può essere blu notte, nero, qualcuno magari vorrà rosso o pana. Il nostro spacco si chiude da destra a sinistra, per cui imbastiamo piegata la nostra parte destra dello spacco. Non ho niente da pensare adesso, piego la parte destra giusto sulla linea guida che abbiamo segnato. Sì, sì, avrò un bel spacco. Uno spacco che si dice: vieni con me. Quando finite di imbastire, controllate che le due linee guida chiudendo lo spacco combacino. E dopo chiudete qui la nostra ribattitura, eccola, questa qua. Ovviamente ragazze, qui sarà tutto adesivato, cucito, stirato, ma intanto noi imbastiamo per capire meglio il nostro spacco. Di solito uno spacco così non è che si apre tutto, per cui non ho la paura di farlo così alto. Io dalla linea vita in giù ho messo 43 cm. Ora imbastisco centro davanti e dopo fianchi e spalla. Un paio di minuti e vedrete su di me questo bellissimo vestito. Non penso di sfiancare niente in vita su di me. Sto già pensando che forse anche questo vestito me lo farò. Ho iniziato le lezioni con voi e ogni modello inizia a volerlo mio. La roba è da matti. Finito di imbastire fianchi e spalle, ora piego un po' sull'orlo e dopo facciamo la prova. Un vestito così ci fa molto snelle e fa sembrare più alti. Una manica a kimono così lo fa diventare raffinato. Penso che con un vestito così attirerete l'attenzione a qualsiasi festa. Sarete nel centro dell'attenzione e vi sentirete delle dive. Davanti è molto sobrio, con questo scolo a barchetta, e invece con un dietro aperto e uno spacco così alto fa di questo vestito molto elegante e raffinato.
делают это платье абсолютно очень даже праздничным. На этом мы заканчиваем пока тему платьев с этой выкройкой. Con questo vestito noi chiudiamo una serie di lezioni in base a questo modello. In futuro torneremo a questo modello, ma per fare qualche cardigan, maletta o camicia, o anche qualche capo spalla, ma più in là. Per adesso chiudiamo qui. Per un po' ne avete del lavoro da fare. Iscrivetevi al nostro canale, seguite le nostre novità, comprate i nostri corsi. Siate sempre belle, cercate di variare ogni giorno nel vestire. Io saluto tutti, con voi sono stati Paush Tirina Mikhailovna e Yastrebov Alexei.